Buongiorno, buongiorno a tutti. Mercoledì 25 novembre, benvenuti alla Prova del Cuoco. Siamo qua con Annina e guardiamo un po' di mail. Cerchiamo di rispondere alle vostre mail da casa. Allora, io Camilla. Va bene, io ci provo. Camilla, provaci anche tu, così poi vediamo se riusciamo a mangiare queste cotolette panate. Allora, Nina, oggi viaggio perché c'è chi batterà lo chef e ritorniamo a 1000 euro perché Simone Ruggiati ha perso l'altra volta. Va bene, intanto voi da casa giocate con noi. Qual è la provenienza della zuppa di pesce chiamata Ciuppin? 1 Valle d'Aosta, 2 Liguria. Giocate con noi via le telefonate, noi vi aspettiamo qui. Arriva da? Angry! Ancora! Grazie! Allora, questa bisognerebbe tirarla in fronte a una persona che conosciamo tutti molto bene, Simone Ruggiati, perché la volta scorsa ha perso 6.000 euro, quindi ripartiamo da 1.000 euro e mi dispiace perché le concorrenti oggi sono due ragazze giovani. Andiamo, chi batterà lo chef? Mamma mia! Buongiorno Simone. Speriamo che sia facile, eh? Cioè, mi stai dando anche hai perso e anche fai. Sì, bravo, adesso subisci. Intanto presentiamo le nostre due concorrenti. Benvenute. Allora, come tutti sappiamo, chi batterà lo chef ha un giudice supremo e lei è Anna Moroni. Vediamo dove è andata oggi. Farà meditazione oggi. Senza canottiera con questi gli chef. Da quando torna Tonino. Io dai. Voglio tornare via subito, qua fa troppo. Le cuffiette. Arrivo. Noi speriamo che tu. Oggi si diverte Anna. Intanto andiamo a vedere gli ingredienti che hanno portato le due concorrenti. Anna, che sicuramente vi faranno vincere 1000 euro, sì, vero? Speriamo. Loro sì. Si rasano i capelli. Cosa fai? Una pasta aglio, olio, peperoncino oggi? No, in bianco la faccio. Capelli rasati. Sì, sì. Con. Allora, gli ingredienti sono uguali, che cosa ci inventiamo? Vabbè, è difficile, chiuderemo Simone, un occhio. Simone, pensaci bene. Pensaci bene, mi raccomando. Senti. Allora. Allora, Simone, sì. Vediamo cosa riesce a così. 1000 euro e per 1000 euro, 2, 1, sfida! Allora, partiamo con queste ragazze nuove in questa cucina. Sì. Voi mettete tutte le cose come dovete metterle. Intanto l'acqua è già sul fuoco. Vi siete conosciute lì e poi da lì c'è la passione per la cucina. Da lì poi ci siamo ritrovate. Grazie anche a Nina oggi. Sì, sì, speriamo. Soprattutto. Dato anche la sfortuna che lui ha una casa a lei. Ma infatti ci giochiamo la casa. L'Elba. Brava! Che ho fatto io con mio fidanzato, appunto all'Elba, Capolinea. Sì, esatto, chi si milicia, se gli girano i 5 minuti. Quindi mi arrabbio, lo chiamiamo. Sì, sì. L'amore sicuramente avete la vittoria in mano, ragazzi. Ma intanto cosa ha combinato Simone, va? Vediamo che cosa fa il grande chef. Attenta che schizza. No, attenta che è il punto di fumo quest'olio. Allora, metto il pomodoro intero così, giusto una cucchiaia. E di mantecarla, quindi esatto. Se perdono è colpa di Marretti. Beh, alla fine, guarda, la scusa ce l'hanno sempre. Mamma mia. La VIP. Eh? Per i VIP come lui. Cosa? Come lui. No, questa non me la doveva. Sì, sì. Così, sei un VIP? No, diciamo è da VIP avere il tempo per andarci. Quest'anno nemmeno da lontano. Meno male, vuol dire che lavori. Ringrazia. Allora. Mamma mia, ma vi siete messi tutti questa d'accordo? Ha detto che la scuola. Intanto qua abbiamo tutti i passaggi, chiamami quando fai anche il pesto di prezzemolo, giusto? Sì. Che è sempre bastian contrario, quindi. Bastian contrario, giustamente. E poi le olive, vai, sì. Scolano già la pasta di qua, Simo, fammi vedere gli ultimi passaggi, sei un po' indietro oggi, eh? Perché? Ma sono sempre indietro io per te, sempre. Casa è giusto che sappiano, no? Ma è sempre puntigliosa. Non faccio mica la noiosa? Dai. Vedere. Non so se riusciamo da casa. Scottato solo da un lato, diventa croccante lì. Bello, soffice, eh? Soffice ancora sopra. Soffice sopra e croccante. Questa è la giusta punizione per dirmi tutte le brutte cose che mi dici. Cioè, non so cosa è successo. Aia! Scoppia tutto qui, ragazze! Solo per questo bisognerebbe farlo perdere. Ma io non lo so. Sì. Allora, poi cosa abbiamo fatto? Allora, questa è una tartare. Aspetta che passo. Ragazze, dovete darvi da fare perché adesso. Di là. Io ve lo dico, di là. Questo. Spaghetto dell'Elba di Simone con il tonno accanto. In due consistenze diverse.
Allora, ragazze, dopo l'assaggio, che cosa dirà, che cosa deciderà? Voi da casa continuate a giocare con noi. Qual è la provenienza della zuppa di pesce chiamata Ciuppin? Uno Valle d'Aosta, due Liguria. Anche se è un po' difficile, rispondete, chiamate e partecipate con noi. Tra pochissimo, qui alla Prova del Cuoco, per l'assaggio di Anna Moroni. Bentornati alla Prova del Cuoco e bentornati a chi batterà lo chef. Da una parte lo chef, Simone Ruggiato. Non più nulla, perché è arrivato il momento dell'assaggio con il giudice supremo, che arriva direttamente dall'Himalaya. E vediamo se ci ha portato anche un po' di sale rosa. Anna Moroni! Ce l'hai portato il sale? No. No, niente sale. Tonino è ritornato. Posso mangiare? Poverino, lui è e giù. E ti dovresti chiedere... Perché mangia? Ma vabbè, dai. Baci, ma hai scritto pure baci? Va sì. Bene. Allora vince il piatto numero 2. Grazie Marretti, glielo dici dopo. Tanto Anna continua a mangiare. E oggi io vi voglio presentare una nuova maestra di cucina. Andiamo a conoscerla insieme, dai. C'è Beppe là, tutto contento, che sta applaudendo Dada. Grazie, Beppe. Ando tantissimo. Intanto vedo che Beppe è contenti tutti. Allora, Elisa, intanto che cosa cuciniamo, sì, oggi? Come volevo... prima ricetta. Sì, grazie. Allora, intanto abbiamo fatto lessare le patate. Intanto adesso giusto? Facciamo queste patate che io... Senza misura, eh? Giusto? Bellino però, si sta molto bene. Ti piace? Lo sai io. Allora, ho cominciato a sfruttare questo aspetto fisico. Giusto, bisogna sfruttarlo finché si può, anche per perché poterlo. La modella la si fa per poco, giusto? Se anche cerco di... Sì. Come mai? A schiaffoncello è arrivato Vissani. Non lo so come mai. Abbiamo poi tutto impiattato col sughetto e faremo l'assaggio degli schiaffoncelli ai funghi con il sugo col pomodoro vero. Intanto voi continuate a giocare con noi. Qual è la provenienza della zuppa di pesce chiamata Ciuppin? Uno Valle d'Aosta, due Liguria. Vi aspetto qui con l'assaggio degli schiaffoncelli. Bentornati alla Prova del Cuoco. Con immenso piacere abbiamo presentato una nuova maestra di cucina, Dada Renner. Abbiamo una bellissima storia d'amore col suo marito. Lei da modella è diventata cuoca e abbiamo visto che cucina con... Allora, tu cucini con pochissimi ingredienti, grazie, abbiamo visto. Grazie, nella salsa e poi mi dirai come ti sembra. Mi do gli schiaffoncelli perché è buonissimo. Ci mangiamo anche tanta carne in questo periodo, ci depuriamo con Beppe Bigazzi e prodotti di stagione, verdure. Ognuno c'ha i regni. No, sarebbe carino vederlo a Campo dei Fiori, dietro il bancone così, lui, Bigazzi, con la corona. Con che, te. Dov'è? Toccalo, bravo. Qua. Oh, poi che al buono. C'è. È vero che ti ha mangiato il tonno crudo, ma insomma... No, ha mangiato Anna il tonno crudo. Ecco. Questo qui, è ancora viva, eh? Questo qui se può essere... Queste insalatine come si chiama? Queste... Di tutta Italia. Beh, in Toscana c'è, poi se c'è da, anche da altre parti. Non mi riguarda perché io la cerco lì. Poi abbiamo, abbiamo le verdure coltivate. Scoppiano le padelle in faccia, la terra ovunque. No, mandatemi via. Questa è acqua. Questa è acqua. Questa qui... Di ciuffi, eh? Questa qui... hanno una versatilità straordinaria. Sono... Succede. Si comprano dei sacchettini. Comprano i sacchettini. Volte di più e mangiano una cosa che... Oddio molti se. Sali minerali. Molti sali minerali. Molti sali minerali. La devi trattare in... Dovrà abbassare il colesterolo del sangue. Bene. Si deve sfilare tutto. No, è molto semplice. Buoni. Sono buoni. Si possono anche sono mangiare. Una vera delizia. Quindi mangiamo le verdure, anche con l'amare, vero Daria? Anche soprattutto quella, con l'amare, quella mare, perché per esempio specie i radicchi hanno quel sapore un po' amaro, proprio perché contengono... Trattano con il limone, perché se no ecco. Usi, ma insomma... Voilà. No, è finito nell'acqua e limone. Cosa doveva rimanere? No, perché il limone... Niente limone. Il limone non c'è. Questo è un risotto con il radicchio, senza aggiunta di burro. Radicchio, di carciofi, di tante verdure, mangiamole, abbiamo sentito da Daria, che fanno bene. Grazie a Beppe Bigazzi. Grazie a Mario Boni, la regina adesso è Anna, vedi come te lo pulisce, adesso tra poco ce lo farai vedere. E grazie a Daria Arduini, passiamo al momento della gara per la squadra del peperone con Candida. Per la squadra del pomodoro con Francesca, la tennista, il cuoco che tocca il cielo con un dito, Gregor Vente. Dal tuo paese, giusto? Frosinone, Veroli. Da Veroli?
Ciao. Ti piace così? Molto. Non va bene. Un po' di più di questa roba. Così Cesare inventa. Partiamo subito. Cuochi, cuochi, via! Ciao Gianfri. Benvenuto tra noi. Benvenuto? Sì. Da quant'è sono venuto io? Eh? No, da quant'è che sono venuto? Va bene. No, no, scusa, mi hai visto prima arrivare? Sì, ti ho visto prima arrivare, ma non mi hai neanche risposto. Ho detto, gli schiaffoncelli erano per te. I schiaffoncelli? Sì, Dio. Erano dedicati mi a te. Mi vuoi dare schiaffoncelli a me? No, dovresti assaggiarli quelli di Dada Renner, perché è bravissima. Dada Renner, vieni qua, devo un bacio. Baci, questi sono quelli veri, che noi litighiamo, però ci vogliamo bene, vero? La cucina diciamolo. Porta sempre a mettersi tutti d'accordo. È vero, sì. È importante. Sì. Soprattutto tranquilla, se tranquilla. Un giorno magari mi cucini tu. Gianfranco. Se poi vuoi venire a dare un bacio anche a noi, non è che ti adesso arriviamo. Intanto diamo un bacio a Gregor, che cosa ci prepara? Allora, noi oggi... Sì, uno scrigno di arance con perle di marzapane. Bravo. Questo qui. Quest'altra parte abbiamo il nostro calamaro farcito con il broccolo e il fungo porcino. Quanto mi piace, perché così capiamo subito alcune cose dove vanno e altre dove vanno. Gregor, allora, facciamo qui stiamo, un bambino. No, stiamo preparando per... No. Lanci coltelli oggi. No. Gregor, una domanda. Tutto in ordine. Bravi. Come si fa? Come si fa a stare senza la prova del cuoco? No, è troppo importante. La cucina è le... Si potrebbe fare, però. Perché vuoi mettere questo? A lui piace così. Mi piace il burro, perché poi metto ancora. È avvinato molto bene. Senti, mi sta influenzando. Ragazzi. Allora, questi sono dei dolcini di marzapane. E niente, li abbiamo modellati con bagnazione per le palline dell'albero di Natale. E noi iniziamo già da adesso, perché Natale è alle porte, io non vedo l'ora. Carne e lo sai che cosa significa? Che la carne non assorbe il vino, dunque lui lo ha fatto sfumare, asciugare e ha messo, lui ha fatto, ammazza che fisico con questa camicetta bianca. Ti piace? Elisa va. Contenitore dell'arancia come un contenitore, come uno scrigno. E allora Candida intanto saluta tutti i suoi alunni, perché lei è una maestra di lettere, non l'abbiamo detto, tante cose ogni tanto tralasciamo perché giustamente ci concentriamo sul cibo. Posso? Sì Gianfranco, no, oggi abbiamo una chiusura molto veloce, però io devo dire che li abbiamo visti tutti i piatti. Sì, no, ma io li volevo vedere più da vicino. Lo so, però immagina. No, un consiglio. Prova ad immaginare. Scusa, Marretti, dove hai messo le ali del calamaro? Complimenti a Gregor e Francesca, noi ci vediamo domani, quindi restate con noi, linea TG1.